Buongiorno ragazzi, benvenuti nella cucina di Mau. Oggi è sabato 14 novembre 2020, un giorno un po' così, visto che fuori piove, pioviggina, anche se non fa freddo. Eccoci qui in cucina, abbiamo preparato un pollo per i bimbi con delle carote, olio d'oliva, delle fette di mela ci ho messo io, poi ci farò una salsetta perché a loro piace così. Sto preparando una lasagna, qui ho messo a fare il ragù, che già cucina più di un'ora e mezzo, col pomodoro, carne macinata, semplice per i bambini. E qui abbiamo la nostra besciamella, 50 g di burro, due cucchiai di farina, abbondanti, e più o meno un po' più di mezzo litro di latte, ne aggiungo un pochino poi se si asciuga. Ok, adesso devo velocizzare il tutto per farvi vedere un po', altrimenti non usciamo vivi. Eccoci qua, prendiamo una pentola, chiamiamola come vogliamo, facciamoci un po' di spazio. Adesso la mia besciamella deve cucinare logicamente, ragazzi, adesso sto velocizzando il tutto giusto per voi, per il video. Farò cuocere il pollo pian piano, senza fretta, il ragù si può andare così. Ok, ci vuole il suo tempo per la besciamella, non è che possiamo. Ciao David, come stai? How are you David? All good? Allora, un colpo d'occhio al pomodoro qui, pronto. Ho messo un pochino di sale, logicamente. Di Matthew, gone. Open! Allora ragazzi, cosa faccio? Ora prendo una scatola di pelati crudo, ok, e lo verso qui nella padella, come la fate chiamare? Non lo so, contenitore di alluminio, ok. Adesso a crudo ci metto i pomodori giù. Schiacciamo i pomodori. State attenti alla besciamella, bisogna girarla di continuo, altrimenti si brucia tutto. Mi raccomando, io la faccio cucinare a fuoco quasi spento per almeno 20 minuti, però tanto continuerà la tutta cottura in forno. Vedete, si sta già rassodando. A questo punto abbassiamo la fiamma, logicamente, altrimenti si brucia subito, ok? Vedete, si sta già asciugando. Adesso schiacciamo i pomodori qui. Eccoci qua ragazzi, bussano la porta, occhio sempre, adesso vedete, adesso un po' asciutta la mia besciamella e aggiungo un po' di latte. Non fatela troppo densa, ho messo un po' troppa farina, diciamo la verità qua.
pian piano. Occhio che non si attacchi sul fondo, la cosa più importante, altrimenti è finita. Poco a questo punto, basso. Schiacciamo bene i pomodori nella nostra teglia, ecco come si chiamava. Abitando 30 anni e più all'estero ci si dimentica tutto della lingua italiana. E vabbè, qui a Londra è così. Quindi qualcuno tra voi non se la prenda male, ecco qua, schiacciamo bene i pomodori, questo sarà il fondo della mia lasagna. Non c'è niente di complicato, un gioco da bambini, l'abbiamo fatto tante volte. Ecco qua. Adesso posso già stendere, possiamo già stendere i miei, la mia lasagna. Adesso non so cosa riuscite a vedere, però facciamo un po' di spazio. Il pollo può aspettare. Siamo qua. Adesso facciamo questo giochino. Così magari riuscite a vedere un po' quello che faccio. Sempre a girare la besciamella. Il fuoco ce l'ho acceso già 10 minuti caldo, forno. Ok? Adesso andiamo ad aggiungere la pasta per la lasagna. Saluti Robby, buongiorno Anna, benvenuta. Ciao amigo Robby. Allora, un paio di strati di lasagna, una lasagna piccolina, non è che sia. Sì. E iniziamo ad aggiungere il pomodoro. Con la carne macinata. Ho messo 400 g di carne macinata, una scatola di pomodori pelati, non ho messo né cipolle né aglio, è semplice per i bimbi, va bene? Allora iniziamo ad aggiungere la besciamella, anche se non è pronta, come ho detto prima, continuare la cottura in forno, va bene? Facciamo sì che copra bene la pasta. Qui ci siamo, andiamo a girare e fate attenzione, adesso è densa al punto giusto, io ci metto una puntatina di parmigiano, via, giro, non troppo perché i bimbi, per i bimbi non va bene, forse la mente, e via di nuovo le nostre, la nostra pasta. Ok, un altro strato di pomodoro, un altro po' di besciamella, vediamo di spargere bene logicamente. Così. Deve essere coperta bene, c'è qualche grumo di carne ma non fa niente, non siamo così pignoli. Ecco qua, allora un altro pochino di besciamella, bella ricca questa lasagna, eh? Un altro pochino di formaggio. Buongiorno Giannetto, benvenuto. Eccoci qua Giannetto, dobbiamo riprendere a fare la nostra pasta madre. Eccoci qua. Allora, un altro po' di pasta. L'ultimo strato. Saranno 300 g di pasta che ho messo, va bene? Me ne avanza un pochino. Ecco, finiamo di coprire adesso il pomodoro.
Ecco qua, un piccolo ragù. Adesso la farò cucinare 45 minuti nel forno, 170 gradi. Poi la coprirò con la carta stagnola. Hey guys, a bit of English now. Lasagna. I made a ragù with mincemeat, tomato, plain, bit of salt and olive oil. Then I made the white sauce with butter, cheese. No, not cheese, pardon. Butter, milk and flour. A pinch of salt, yeah? Keep stirring your sauce, do not forget. Do not forget ever. Okay. Finiamo di gettare il sugo qua. Completiamo con la besciamella, ormai pronta. Besciamella, come abbiamo detto, finisce la cottura. Hey guys, the white sauce has to cook very slowly, keep stirring it, otherwise it doesn't work, does not work, it sticks to the pan, it burns everything quickly. Okay, so be very careful, give the time to cook to the white sauce, very low flame, do not play games, very low flame, gentle cooking. Possibly 20 minutes at least. Okay. Here we go. So there is more than a pint of milk. 50 grams of butter, yeah, for the white sauce. There we go. We are ready, guys. Yeah. Quick clean. Okay. There we go. What we need now is a bit more cheese, obviously, to the top. So 45 minutes later, you remove the aluminium foil. Okay, and then you leave it 5 more minutes in the oven. Yeah, that's all it is. Okay, eccoci qua. Carta stagnola. Vediamo per bene. Okay, remember preheat the oven. Yeah, aluminium foil all around. Be generous. Make sure it's closed. Sealed properly. Yeah. Ragazzi, chiudiamola bene, siate generosi con la carta spagnola. Okay. E via, giù in forno. Ok, 45 minuti. Hey guys, 45 minutes in the oven, 107 degrees Celsius. Ok, we need to clean that. Check the car. Sorry, but it's a weekend. You know, we're taking it easy today. We're gonna have a glass of wine now. Then we cook some lovely mussels. It's Mao here, yeah? There we go, guys. This is my mussel coming. Eccoci qua, ragazzi, le nostre cozze.
Adesso gli diamo una bella risciacquata, prepariamo le pentole. Eccoci qua. Cosa facciamo? Allora, vediamo un po', spostiamo questo, così, fiamma alta, olio in abbondanza, mi raccomando. Adesso qui ho preparato del sale grosso, peperoncino e tanto olio, ok? L'ho fatto marinare 2 ore. Adesso ne butto giù un po'. Eccoci qua, mettiamo un bel po' la nostra pentola col peperoncino, diamo un bel sapore alle cose, ok? Facciamolo cuocere pian piano, prepariamo l'aglio. Ecco qui, io ci metto una testa d'aglio praticamente, gli diamo 2 colpetti un martellino, ok, senza stare lì a pulire, ripulire, vediamo, una sciacquatina veloce e io lo metto così in camicia. Hey guys, pinch of coarse salt, you know, full teaspoon actually, chilies, olive oil e plenty garlic, eh? Let's give a quick wash. There we go. Down. Now let it run a couple of minutes, but don't burn the chilies, yeah? Put it low flame. Don't burn the chilies, please. I'm gonna clean my muscles. Ok guys, it's going gently, eh? Don't mess it up. I'm gonna cut a couple of tomatoes now. Wash carefully the muscles, please. Ok, allora, il profumo dell'aglio salta fuori. Tagliamo un paio di pomodorini. Eccoci qua. Santa pace. Sabato mattina, adesso ci facciamo anche un bicchierino di birra.
affettiamo il pomodoro. E qua non vedete niente, però posso fare così, devo creare spazio, vero ragazzi? Eccoci qua, metto qui il banco di lavoro, così qualcosa la vedete. Allora, il mio aglio sta rosolando pian piano. Eccoci qua, da questa parte mettiamo un po' d'acqua a bollire. Facciamo giusto un assaggino. Eccoci ragazzi, eccoci qua con Mao. Via, facciamoci lo spazio necessario. Tagliamo per bene i nostri pomodorini. Ok, via. Ok. So guys, just for you to know, in mussels, you got to remove the thread, yeah? Simple as that, very simple, easy. Okay, simple like that. Siamo la fiamma per il pomodoro, logicamente, e aggiungiamo un goccino d'acqua. Adesso 5 minuti per pulire le cozze. Occhio che non bruci niente. Ok, facciamo cucinare un attimino il pomodoro, l'acqua della pasta bolle, il pollo andrà avanti dopo, un po' di sale adesso. Eccoci, sale per la pasta. 1, 2, 3, a occhio, mai troppo sale, però scegliamoci una pasta e vediamo un po'. Adesso.
Eccoci qua, ragazzi, non faccio vedere il nome, pasta italiana, però siamo qua. Siamo giusto un paio di spaghetti. Ecco qua. Via, un assaggino, ok? Nel frattempo il pomodoro cuoce e io finisco di pulire le cozze. Eccoci qua, adesso io devo alzare un po' la fiamma per velocizzare il tutto. La pasta inizia a sobbollire. Sposto. Ok? Allora, ancora un attimino, siamo pronti, sto asciugando il pomodoro. Ragazzi, eccoci qua con le cozze. Allora, le ho ripulite una a una, vero? E sono pronte, ok? Adesso aggiungo un bel bicchiere di vino nella mia salsa. Facciamo evaporare un attimino il vino. E siamo a cavallo, nel frattempo l'acqua inizia a bollire qui, ho velocizzato un po', ragazzi, però abbiate pazienza. Guarda che belle cozze piccoline, ma sono piene. Abbiamo prese stamattina al mercato Billingsgate qui a Londra, ormai sapete dove vado. Adesso una salsa bella piccante, dobbiamo solo preparare un po' di prezzemolo. Un po' di prezzemolo. Yes, cooking? Look in the oven. Okay, i bambini reclamano la lasagna. Guys, I add a glass of wine in my sauce. Let the wine evaporate. Meanwhile, we chop some parsley. Pasta is about to boil. Should have used a bigger pot, yeah? Never forget, big apple. Ok, ciao Antonello, benvenuto. Grazie di essere qui, come tutti gli altri amici. Ok, tagliamo il prezzemolo per bene, una sciacquatina prima.
Eccoci qua. Ok. Questa è la pasta. Per me è la consorte. I bambini si mangiano la lasagna e ciccio. E poi pensiamo ad altro. Facciamo sì che adesso la pasta inizierà a bollire. Qualche minutino, siamo a cavallo. Finiamo la cottura in pentola, logicamente, con le cozze. Ecco qua. Si assorbe il vino. Prezzemolo alla fine, mi raccomando. Ok. Va bene ragazzi, sta evaporando per bene, il vino deve evaporare, stiamo andando in linea con la cottura della pasta, ok? Quindi abbiamo ancora qualche minutino qua, cosa ne pensate? Mandate commenti, condividete il video, mi fate contento, ok? Abbiamo un profumino particolare di così di alcol, logicamente adesso. Come detto prima, aglio in abbondanza, che non fa male. Le cozze vanno lavate bene e pulite. Mi va tolto lo spaghetto, logicamente. Un chilo di cozze qua. Eccoli qui. Ok, allora, serviamoci. Ecco qua, la pasta adesso bolle. Almeno 3 minuti di cottura, insomma 3 quarti di cottura, poi io la finiamo di cucinare con le cozze. Qui siamo quasi a cavallo, diamo una spruzzatina d'olio in più, che non guasta, ecco. E poi giudichiamo, non detto che va sempre bene. Giannetto, cosa ne pensi? Ehi, tutorial Covid, quando vuoi io ci sono, Gianni. Facciamo la nostra pasta madre come Dio comanda, eh? I nostri 45 giorni, Gianni, non li dimenticheremo mai, eh? A preparare la pasta madre, puntuali ogni mattina. Adesso io lavoro sotto Covid, nonostante il lockdown. Eccoci qua ragazzi, guardate la pasta. Ok, I think it's time to add the mussels now. There we go. Just go like that. Wonderful mussels. Okay. Fresh, they must be fresh. Never forget. Eccoci qua ragazzi, fiamma alta, faccio rosolare un attimino, poi copriamo la pentola, 2 minutini, così, ok, qui la pasta non deve, sta bollendo per bene. Fate sì che non si attacchi al fondo. 2 spaghettini e un assaggio, eh? Che ne dite? Ok?
pensiamo che è pronto, adesso in un minuto le cose si apriranno. Hey guys, 1 kilo of mussels in a pot. Once the wine evaporates, put a lid for 2 minutes. Yeah, the mussels will open up very quickly. Pasta cooked 3/4. Yeah, then you add to the mussels with a bit of water from the pot. That's it, job done. Simple as that. Parsley at the very end. At the end, right? There we go. Give just 1 minute. Okay. There we go. It's nicely, now it's okay. I'm gonna switch off the pasta. Okay, I open up my mussels now. He's scared. Lock them off. Okay, they are opening up, all of them, little stick. Okay, we are really ready now. Okay. So I start to transfer my pasta. There we go. One. Okay, we finish cooking in the pot, yeah? In the main pot. Okay. There we go. Okay. The mussels, they are still cooking. They have to cook very little time, mussels. Very little. It's a matter of, a couple of minutes. 3 minutes, very little. Otherwise, they lose in flavor, taste, they become hard, all that crap. There we go. Okay. Just a couple of minutes now, sticking together. Okay. Okay, I have the juice of the mussels, but I'm gonna add a bit of water from the pasta, yeah? Just a little bit. They keep stirring. Gently. Mussels have to be fully open, yeah? See, job is done, guys. Okay, lasagna is cooking in the oven. We have to leave it 45 minutes, as we said, so it's not ready, but the job is really done. Give them 1 or 2 minutes, job is done. Start to add my parsley gently on the top. Spread it across. Okay, safe. There we go. Okay guys, the job is really done now. Now I switch off the flame and let it rest a couple of minutes. And then we can eat it. Yeah? Simple as that. Okay? Ma was about to say goodbye. Ragazzi, abbiamo fatto il nostro video. Condividete, Mao vi ringrazia. Fate sapere al mondo intero che ci siamo. E siamo qui a fare delle cianfrusaglie, come le volete chiamare, ma insomma ci passiamo l'ora, qualche volta è buono, qualche volta no, io mescolo, rimescolo, rigiro le ricette, ma se la vi, chi mi ama mi segua. Baci ragazzi, da Mau, ciao!